La condizione delle donne nel periodo rinascimentale era solo in parte simile a quella delle epoche precedenti. Seppur vivessero sostanzialmente segregate in casa, le donne delle classi medio-alte intrapresero un cammino di emancipazione, che, seppur premiato da una ridotta serie di libertà, gettò le basi della questione femminile, che esplose dal Settecento in poi. È pur vero che nella media borghesia la nascita di una femminuccia era ancora ritenuta una disgrazia e una figlia era accolta con una certa preoccupazione dei genitori. Una femmina non solo non perpetuava il nome della famiglia, ma doveva essere tenuta al diparo dalle tentazioni pericolose. Le donne, si credeva, erano troppo esposte al peccato e facilmente tentabili dal demonio, prova ne sia la canita caccia alle streghe che si sviluppò proprio in quel periodo. Questo giustificava anche il fatto che fin da bambine venissero sorvegliate per evitare troppi contatti con i servi, persone poco raccomandabili. Uno degli aspetti più importanti nel periodo rinascimentale era l'onorabilità della famiglia, requisito fondamentale sia per combinare le nozze delle figlie sia per gli affari. Una ragazza che avesse perso la propria verginità ma che anche solo avesse generato dicerie sul suo conto, avrebbe leso l'onore della famiglia e questo avrebbe potuto avere serie ripercussioni. Inoltre, una ragazza onorata avrebbe potuto aspirare ad entrare nella servitù delle famiglie autolocate, il che rappresentava un enorme avanzamento nello status sociale delle povere contadine. Un secondo aspetto che rendeva poco accetta la nascita di una bambina era la dote che i suoi genitori avrebbero dovuto fornirle una volta diventata ragazza da marito. Il valore della dote era aumentato esponenzialmente col tempo ed era un obbligo per qualsiasi famiglia onorata, se si considera che diveniva oggetto di atti notarili, che servivano a suggellare co i contratti matrimoniali. In virtù di questo, la nascita di una bambina era ritenuta una fortuna solo presso le classi autolocate, perché, giunte in età da marito, avrebbe permesso di suggellare alleanze con altre famiglie, attraverso i matrimoni combinati. Proprio il matrimonio rappresentava una svolta nella vita delle ragazze. Una volta svolta la funzione sociale della procreazione, potevano godere di maggiore libertà e addirittura amministrare i beni della famiglia in assenza del marito o dopo la sua morte. Il fatto è che il periodo fertile andava sfruttato al massimo, per cui si può dire che una ragazza era praticamente sempre incinta. Questo era in un certo senso un imperativo sociale. Il tasso di mortalità infantile, in quei secoli, era altissimo. Pestilenze, diarrea, catarro, tubercolosi, rendevano complicato ai bambini superare il secondo anno di età. È triste anche solo pensarlo, ma più figli si avevano, più erano alte le probabilità che qualcuno raggiungesse la maggiore età. Così, gli annali dell'epoca raccontano di donne che hanno partorito anche più di 20 figli, e addirittura una, Antonia Masi, avrebbe avuto 36 figli. Per prevenire i rischi legati alla vita cittadina, i bambini delle classi abbienti venivano mandati a balia da una nutrice in campagna. Ai poveri non rimaneva altro che sperare. Anzi, se si considera che molto spesso le bambine venivano abbandonate, è a causa della miseria talvolta anche i bambini. Il numero di figli delle classi meno abbienti era di gran lunga inferiore di quello delle autolocate. Proprio le donne aristocratiche raggiunsero un livello di indipendenza prima impensabile. Numerose sono le figure femminili che hanno caratterizzato la storia dell'epoca. Particolare menzione merita, tra le altre, Caterina de' Medici, che fu sovrana, consorte di Francia e reggente della nazione per ben quattro anni. Il suo nome è legato alle guerre di religione e dalle tragiche vicende della strage religiosa della notte di San Bartolomeo, ma anche alla sua politica di tolleranza civile, che le impongono alla storia come una delle maggiori sovrane francesi. Altro nome di grande rilievo del Cinquecento è quello di Lucrezia Borgia, figlia legittima del cardinale Rodrigo Borgia, più tardi divenuto Papa Alessandro VI. Fu una delle figure femminili più controverse del Rinascimento. Dopo due matrimoni imposti dal padre e dal fratello, sposò in terze nozze Alfonso d'Este, primogenito del duca di Ferrara alla corte estense lucrezia fece dimenticare le dicerie che circolavano su di lei che la dipingevano come una sorta di messalina del Rinascimento e grazie alla sua bellezza e alla sua intelligenza si fece benvolere sia dalla sua nuova famiglia sia dalla popolazione ferrarese Perfetta castellana rinascimentale, acquistò la fama di abile politica e accorta diplomatica, tanto che il marito arrivò ad affidare la conduzione politica ed amministrativa del ducato quando doveva assentarsi da Ferrara. Fu anche un'attiva mecenate accogliendo a corte poeti e umanisti come Ludovico Ariosto o Pietro Bembo. Ma la vera grande novità, introdotta dal Rinascimento, fu l'accesso all'istruzione da parte delle donne, anche se limitato alla medio-alta borghesia ed all'aristocrazia. L'educazione femminile fu una vera e propria innovazione di questo periodo, anche se molti letterati la ritenevano sconveniente o addirittura dannosa. Lo spagnolo Miguel de Cervantes scrisse nel suo Don Chisciotte, pubblicato nel 1605, La donna è di vetro e quindi non si deve far la prova se si possa rompere o no, perché tutto può essere. Ma è più facile che si rompa e quindi sarebbe una pazzia esporre al rischio di rompersi ciò che dopo non si può più accomodare. Nonostante lo scetticismo dei letterati, fare studiare le proprie figlie era addirittura diventata una moda, anche se si preferiva mandarle in un convento perché stessero lontane dai pericoli e non farle studiare insieme ai maschi nelle scuole comunali. Qui, oltre al tradizionale cucito, arte fondamentale che doveva conoscere ogni ragazza per bene, venivano introdotte rudimenti di conoscenze fino ad allora riservate quasi esclusivamente ai maschi. Letteratura, filosofia, latino, storia. Addirittura imparavano un po' di medicina ed erboristeria. Alcune, poi, curavano in modo particolare la poesia, la pittura, la scultura o la musica. In quel periodo comparvero le prime opere letterarie italiane al femminile. La più famosa tra le poetesse letterate italiane del Cinquecento fu Vittoria Colonna, appartenente alla nobile famiglia romana dei Colonna. Suo padre era Fabrizio Colonna e sua madre Agnese di Montefeltro, dei duchi di Urbino. Da essi ricevette il titolo di marchesa di Pescara. Fin da bambina era stata promessa sposa a Ferdinando Francesco d'Avalos, rampollo di una delle famiglie più influenti del Regno di Napoli. Il matrimonio tra i due, celebrato nel Castello Aragonese di Ischia, seppur combinato, fu un successo anche dal punto di vista sentimentale, anche se durò poco, perché due anni dopo il giovane partì in guerra su richiesta del suocero, fu fatto prigioniero e deportato in Francia. Al suo ritorno divenne ufficiale dell'esercito di Carlo V e morì nel 1525. Durante la sua permanenza ad Ischia, la marchesa Vittoria si fece promotrice di un circolo culturale, eh, frequentato dai migliori artisti e letterati del secolo. Michelangelo Ariosto su tutti. Michelangelo la definì un uomo in una donna, anzi un dio. Tra le sue opere vale la pena citare le rime, raffinati versi d'amore per il marito, ispirati allo stile di Francesco Petrarca. Tante altre donne hanno lasciato traccia nella letteratura dell'epoca: Gaspara Stampa, Veronica Gambara, Isabella di, di Morra, Tullia d'Aragona ed Isabella d'Esse. Tra tutte le opere al femminile però è doveroso citare il merito delle donne, testo pubblicato dalla veneziana Moderata Fonte, pseudonimo di Modessa Pozzo. La sua particolarità del libro sta nella sua sfida all'universo maschile, in esso si discute dei pregi femminili e dei difetti maschili, primo di tutti l'uso della forza per tenere le donne in soggezione. Questi primi vagiti di femminismo e la consuetudine sorta nel Rinascimento del salotto letterali, spesso promossi da nobildonne, nei quali uomini e donne si mescolavano e parlavano dei più svariati argomenti, fu la prima conseguenza diretta dell'accesso all'istruzione da parte delle donne. L'esempio di Moderata Fonte fu subito seguito da Lucrezia Marinelli, anche lei veneziana, che nel 1600 scrisse La nobiltà et l'eccellenza delle donne con difetti et mancamenti degli uomini, in risposta all'opera misogina dello scrittore Giuseppe Passi, Dei donneschi difetti, pubblicata l'anno prima. Bisogna però fare un passo indietro se si vuole risalire alla prima opera di contestazione da parte delle donne, precisamente a Christine de Pisan di origine veneziana ma di nazionalità francese. Fu la prima scrittrice di professione in Europa, colei che detti inizio, seppur in modo meno esplicito, alla querelle des femmes, perché dopo aver letto due opere rispettivamente di Boccaccio e di Jean de Meng, che difendevano l'idea che la donna è per natura un essere vizioso, nonché di altri testi avversi alla condizione femminile, intrisa, secondo loro, solo di dubbio, malinconia e temperanza. Nel 1405 scrisse La città delle dame. Il testo, che venne consegnato nelle mani della regina di Francia da Christine stessa, presenta una società utopica ed allegorica, costituita dalle grandi sante eroine, poetesse, scienziate e regine, donne virtuose e importanti per la storia dell'umanità. Nonostante le difficili condizioni di vita delle donne, non fossero sostanzialmente mutate la forza, l'eleganza e la determinazione di queste prime eroiche contestatrici. Aveva cominciato ad inclinare i rapporti tra i due sessi, mantenuti inviolati ed inviolabili per migliaia di anni.